questa sera nel cortile del Podestà organizzata dai Mangini vittoriosi nel 2019. Là, intanto una scena che si doveva tenere a primavera e che ovviamente avete dovuto spostare, e poi la decisione di farla questa sera in questo bellissimo scenario. Niente, purtroppo per ovvi motivi siamo stati costretti a rimandare la scena, che era i primi d'aprile, e ringraziamo ancora il sindaco e l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di fare questa scena nello splendido cortile del Podestà. Niente, siamo qui nella speranza che sia un punto di partenza per un nuovo anno, e che le cose piano piano si possano mettere a posto e che finalmente si possa ritornare qui dentro e a rivivere la contrada, diciamo, al 100%. Ecco, questo è stato un anno ovviamente dove tutti anche i vari appuntamenti che si dovevano solitamente, no, tenere l'anno successivo alla vittoria sono stati fermi, quindi insomma un momento per ritrovarsi e ricordare le carriere dello scorso anno. Tra l'altro voi ancora non avete svolto, no, la scena del piatto, quindi insomma proseguono, diciamo, i festeggiamenti. Sì, da questo punto di vista, allungando i festeggiamenti, non è che ci dispiace, però insomma comunque si è perso un anno di palio, purtroppo, e vabbè, ci consoliamo con questo. Noi abbiamo voluto aspettare di fare la scena del piatto anno nuovo, anche così in un certo senso prolunghiamo ancora i festeggiamenti. E quindi il drappellone resta in chiesa. Certo. Com'è stato questo anno senza palio per gli addetti ai lavori, no? Quindi tutte le dirigenze, passare una primavera e poi anche un'estate senza le due carriere? Per le nostre famiglie è bello, perché ci hanno visto a casa molto più degli anni scorsi. Per noi, sotto un certo punto di vista, è stato traumatico, perché siamo passati da periodi di lavoro intenso, comunque con la possibilità di parlare anche con amici, Fantini, un po', diciamo, ci ha distolto dalla quotidianità che negli ultimi anni ci si era un po' ritagliato, quindi è stato abbastanza strano. L'inverno invece come sarà secondo voi? Perché insomma è lungo. L'inverno è lungo e speriamo, come ho detto prima, che possa essere vista, diciamo, la svolta e che possa tornare tutta la normalità, e quindi riprendere a fare tutto sia nel palio e nella vita quotidiana di tutti i giorni. Ecco, diciamo una carriera, un anno, quello del 2019, con un unico, no, Fantino vittorioso sia per luglio che per agosto. Questo resta, Giovanni Azzani resta un punto di riferimento, no, per la Selva, visto che anche nel 2015 avete vinto proprio con lui. Eh sì, per noi è il principale punto di riferimento, ma comunque teniamo molto anche ai rapporti con gli altri Fantini, soprattutto, ecco, non possiamo tralasciare anche gli altri, sono importanti tutti. Ovviamente Giovanni ha un feeling particolare, avendoci vinto due pari, insomma, questo è chiaro, però insomma abbiamo rapporti molto importanti anche con gli altri Fantini. Quindi si aspetta la primavera, quando ci dovrebbe essere la scena del piatto? Si spera, è anche per noi un'occasione per stare e festeggiare ancora insieme con tutta la contrada, perché non, ricordiamoci che anche la contrada, a parte il palio, ha un po' sofferto questa annata di chiusura, quindi non vediamo l'ora di riabbracciare anche un po' tutti i contradaioli e passare delle belle serate ancora insieme a loro. Cena dei Mangini nel cortile del Podestà, organizzata dai Mangini vittoriosi delle carriere del 2019, una cena che si doveva svolgere in primavera ed è stata rimandata ovviamente in questo periodo. Ho scelto un luogo particolare, quello del cortile del Podestà. Intanto l'idea di farla qui, da dove è nata? L'idea di farla nelle zone è nata la sera del ricevimento della giraffa, che parlando con Mattia si disse: oh, poi nell'inverno bisogna sentirsi per organizzare la scena dei Mangini, e fra tutte e due si disse: sarebbe bello farla nell'entrone, perché comunque è un luogo simbolo della festa, un luogo in cui poi chi fa il palio, le persone strette, diciamo, vivi quella mezz'ora, per 40 minuti qui con il cavallo, ogni contrada per conto suo, vivi delle emozioni particolari. Era bella poterla organizzare in questo luogo, e credo che
a maggior ragione che c'è stata la chiusura con il lockdown, ripartire e ripartire dall'entrone sia molto affascinante e emotivamente importante. Ecco, la serata da chi sarà gestita, il catering? Dunque, il catering sono il catering che gestisce il ristorante dei Rozzi. Sono senesi, sono amici e sono anche bravi perché si sono provati più volte nelle nostre contrade. Ecco, diciamo che è un po' un prolungarsi dei festeggiamenti, anche voi comunque avete rimandato alcuni appuntamenti, tra cui la cena del piatto che si è svolta proprio adesso nel mese di settembre. Com'è andata questa serata posticipata? È andata benissimo, ovviamente averla fatta a settembre ci ha assistito il tempo, quindi è un punto di ripartenza, non un punto d'arrivo. Per il prossimo anno sperando che tutto vada in migliore del mondo. Questo anno senza carriere, quindi un anno diverso per tutti, ma anche per le dirigenze, no? Come è stato lavorare in un'estate senza pali, in una primavera comunque dove era difficile, no? Anche muoversi e quindi ritrovarsi? Sai, è stato un anno particolare per tutto il mondo, poi il mondo del palio viene a seguire ovviamente, quindi è stato un anno particolare perché le scadenze che hanno, diciamo così, segnato e condiviso tutti i senesi per tutta la vita sono state sfalsate e annullate, quindi è un'annata molto particolare, speriamo di non ripetere mai più, speriamo che questa sia una cena di buon auspicio per il prossimo anno, di ritrovarsi lì dentro nell'entrone con Cavalli e con Fantini. Un unico Fantino per il 2019, Giovanni Azzeni, resta un punto di riferimento per la Giraffa? Penso proprio di sì, penso sia Fantino che la Giraffa ha dato molto nel 2019 e sicuramente è un punto di partenza per i prossimi anni. Per l'inverno invece che inverno sarà? È stato un inverno lungo, no? Possiamo dire. È stato un inverno lungo e ci siamo dovuti organizzare perché per 3 mesi abbiamo intrattenuto rapporti con il telefono, con le videochiamate. Una volta che è stato un po' piano piano gradualmente riaperto le uscite da casa, ci siamo organizzati e come se niente fosse abbiamo continuato a lavorare come se si dovesse correre, così come stiamo facendo in questo periodo. Diciamo è stata una preparazione paliesca di un anno e mezzo anziché di 11 mesi. Banchetto annuale del Comitato Amici del Palio, Emiliano Muzzi, presidente del comitato. Allora, nella Contrada della Torre una serata che si doveva tenere in primavera e ovviamente è stata rimandata in autunno. Sì, buonasera a tutti, è stata rimandata ora in autunno. E ringrazio la Contrada della Torre per l'ospitalità, quindi alla fine ce l'abbiamo fatta, soprattutto per stare insieme, condividere un po' quello che è il Comitato Amici del Palio, tramandare la passione, la cultura, quindi quando siamo a cena ci sono tante varie contrade, tanti ex componenti che non vedono l'ora di ritrovarsi per parlare di Siena alle Contrade. È doveroso un ringraziamento particolare a chi ha fondato il Comitato Amici del Palio, perché se noi siamo qui è che grazie a loro, merito loro, proprio la data, il 7 ottobre, che a breve sarà, del 1947, quindi un ringraziamento particolare a tutti i fondatori e poi soprattutto a tutti i presidenti del Comitato Amici del Palio e anche gli ex componenti, perché un ringraziamento particolare anche a loro, perché è grazie anche a loro che noi siamo qui a fare questo banchetto annuale. Ecco. È stato un anno particolare, ovviamente diverso, ma voi con i vostri progetti siete andati avanti anche nel periodo di lockdown, ne abbiamo parlato diverse volte e avete cercato di creare, no, delle iniziative che potessero comunque essere, diciamo, andare avanti anche nel periodo del lockdown. Sì, in effetti un po' all'inizio siamo un po' spiazzati come tutti, no? La prima settimana è stata un po' particolare, l'ho definito quasi l'arresti domiciliari. Però insomma con la giunta e tutti i componenti del comitato abbiamo fatto tramite una piattaforma, ci siamo riuniti e abbiamo cercato di trovare quella partita, quella di condividere, di interagire sia con il senese, anche con il contradeolo, sia anche con gli alunni. Infatti abbiamo portato avanti
quello che sarebbe il Sona Sona Campanella, che noi facciamo a maggio, quindi è chiesto di elaborare i disegni a tutti i genitori, e quindi è stato particolare e bello perché abbiamo coinvolto anche i propri genitori, i genitori a fare un disegno. Poi abbiamo fatto altrettante iniziative, particolari anche quello della festa titolare, perché noi appena abbiamo saputo dell'annullamento delle feste titolari, per noi veramente dentro il nostro cuore, dentro la nostra passione, il DNA nostro è proprio la festa titolare, più che altro del palio. Sì, è mancato il palio, manca il palio ordinario, però le feste titolari, non sentire le bandiere, non sentire i tamburi, scusate, sventolare le bandiere, insomma, e quindi abbiamo dedicato questa pagina nostra social alla festa titolare. Ecco. Questo settembre è iniziato per il mondo delle contrade con un primo appuntamento, diciamo, proprio all'interno del 2020, che è stato quello dei tabernacoli. Sì, anche quello è parte da giugno, perché insieme al rettore e magistrato delle contrade che collaboriamo stretti, ci sentiamo quasi tutti, non dico tutti i giorni, ma insomma ci sentiamo particolarmente, perché mi sembra giusto, e come dicevo anche durante il lockdown, sì, bisogna essere uniti in questo momento, ma bisogna essere uniti quando usciremo. Quindi sì, abbiamo parlato subito della festa dei tabernacoli. La festa dei tabernacoli è andata discretamente bene, perché ho visto tantissima gente che a cena, e quindi che è stata coinvolta anche a questa, la voglia di stare insieme, i bambini, insomma è stato bello. E poi è bello ripartire da loro, una manifestazione ufficiale, perché è il nostro futuro, ecco. Sabato prossimo Minima Sgalano, quindi se ne è parlato molto questa estate, se si potesse appunto fare il Minima Sgalano o meno. Alla fine si è riusciti, sarà tutto in Piazza del Campo, quindi un altro appuntamento importante che coinvolge ovviamente anche il Comitato Amici del Palio. Anche lì fortemente voluto, e ringrazio la Contrada della Torre per questa manifestazione, ormai non è solo della Torre ma è di tutte le contrade, di tutti i bambini, non vedono altro, aspettano altro questo evento, questa manifestazione. Sì, fortemente voluto, come ho detto, la Torre, quindi noi d'accordissimo subito anche con l'Onorando Priore di andare avanti, di trovare delle linee guida per cercare di, per quanto riguarda il Covid e queste cose, di andare avanti, di farlo. E quindi sì, sarà concentrato tutto in Piazza del Campo, e insomma sarà anche lì una festa per i bambini, ecco. Verso, guardando all'inverno, quali sono un po' le idee del Comitato? Allora, l'idea del Comitato è quello, è sempre di stare dietro a bambini, è un progetto scuole. Quest'anno non sarà facile andare all'interno delle scuole, ma già con dei docenti abbiamo già parlato, quindi vediamo che cosa fare, eventualmente fare delle uscite, sfruttare, per dire, ora mi viene in mente l'album delle figurine che è uscito quest'anno, è stato un bellissimo progetto, ancora una volta un buon successo, e quindi possiamo usare l'album delle figurine, ecco. Quindi vediamo un po', poi qualcosa abbiamo, però ancora bisogna ritrovarsi, vediamo un po'. Giovanni Sportoletti, vicepresidente del Comitato Amici del Palio, una serata importante, quella del banchetto annuale, che ovviamente è stata rimandata a causa del Covid. Intanto un appuntamento che riunisce veramente tutti i membri del Comitato, e quindi insomma vi ritrovate come ogni anno in questa serata. Sì, riunisce membri ed ex membri, perché il bello è che stasera ho già il piacere di aver visto tante persone anche non più giovani che sono volute intervenire. La voglia era tanta di fare questa cena, ringraziamo chiaramente la Contrada della Torre per l'ospitalità e per l'organizzazione impeccabile. C'era voglia di poter ricominciare un po' a vivere la nostra quotidianità. Aprile abbiamo dovuto chiaramente interrompere tutto, rimandare, nella speranza che la cosa si rimettesse il prima possibile, e finalmente siamo a cena tutti insieme, con le dovute distanze, ma almeno insieme. Ecco, in questi mesi voi avete comunque cercato di portare avanti i vostri progetti, soprattutto i progetti che riguardano i bambini, che sono un aspetto importante del Comitato, e il progetto scuole, che ovviamente si è interrotto in questi mesi, con ovviamente metodologie diverse. Sì, chiaramente quando a marzo c'è stato il lockdown, la chiusura di tutte le attività, abbiamo deciso da subito, proprio una delle prime riunioni che abbiamo fatto online insieme alla giunta esecutiva, di dare piccoli segnali di normalità.
Infatti ci siamo impegnati per realizzare dei video che chiaramente inerenti alle attività e alle materie che avevamo portato fino allora nelle scuole, per continuare a farsi sentire presenti, non tanto per... chiaramente non poteva essere la stessa cosa, andare nelle scuole è tutta un'altra par di mani, come si dice a Siena, però il voler dare segno, ecco, che il comitato era ancora dalla loro parte. Ecco, progetto delle scuole che tra l'altro aveva anche una, diciamo, un'unione con l'album delle figurine, che ricordiamo comunque racconta i territori di Siena e quindi anche delle contrade. Certo, l'album delle figurine, quest'anno giunta la seconda edizione, era chiaramente uno dei leitmotiv del progetto scuole, cioè si andava a sposare perfettamente con quello che era il nostro intento. Ancora di più quest'anno, per l'ottimo lavoro fatto da Giovanni Mazzini, Laura Bonelli e chiaramente dall'editore Leccio, dove è stato creato questo percorso territoriale, cioè una vera e propria guida turistica in chiave storica, quindi credo sia un'opera unica nel suo genere, che chiaramente sarebbe e sarà sicuramente di gran supporto per il nostro lavoro nel progetto scuole. Ecco, i progetti inerenti alle scuole che futuro avranno ovviamente in questo periodo in cui le scuole sono appena ripartite con metodologie ovviamente anche diverse, quindi come vi state un po' preparando per questo inverno? Allora, a malincuore, dopo essersi confrontati con alcune docenti e direttori, insomma, abbiamo deciso per quest'anno di non muoversi per l'inizio del progetto scuole, almeno nell'immediato. Ci siamo ripromessi chiaramente di continuare a fare la nostra presenza, quindi a studiare nuove idee per andare nelle scuole, chiaramente non di persona, perché cioè la nostra decisione è stata anche nella vedere la difficoltà in cui le scuole stanno ripartendo proprio in questi giorni, quindi non abbiamo voluto mettere ulteriore carne al fuoco, ma ci siamo ripromessi di aspettare il secondo quadrimestre, quando si spera la situazione sia migliore, essere comunque a disposizione delle varie scuole senesi.
Buonasera a tutti. Siamo ancora una volta qui in questa piazza riuniti per una manifestazione che ho voluto fortemente, questa amministrazione ha voluto fortemente per quanto riguarda il nostro rito tradizionale, l'ho voluto per i ragazzi, per quelli che in prospettiva andranno ad entrare in piazza, andranno a ricoprire gli incarichi, saranno dei senesi degni di rispetto e di ammirazione. Ecco perché l'amministrazione ha voluto fortemente che il Mini Masgalano si svolgesse e si svolgesse anche in Piazza del Campo, perché non dobbiamo mai dimenticare che la prospettiva delle generazioni future è quello che noi dobbiamo sempre guardare e rispettare. Quello che abbiamo visto stasera, in un momento ancora una volta singolare, con un vento particolare che ha segnato, come tutti i momenti di quest'anno, dei momenti anche di difficoltà per gli alfieri e per i tamburini. Ma sono proprio questi momenti di difficoltà che ci fortificano, sono questi momenti di difficoltà che ci fanno riconoscere quello che noi siamo, quello che voi siete e sarete per le generazioni future. Ecco perché siamo qui stasera. Non vi voglio tediare ulteriormente, ma quello che abbiamo visto non è soltanto un esercizio di stile, non è soltanto una prova tecnica, è anche il significato del nostro futuro. Ringrazio l'onorando priore della Torre, ringrazio tutti gli onorandi priori delle altre 17 consorelle e quindi passo la parola al priore della Torre. Buonasera a tutti, stasera farò un saluto molto breve perché questa è una manifestazione per giovani alfieri e tamburini molto, molto particolare. Farò un saluto soprattutto di ringraziamenti. Il primo ringraziamento è appunto al signor sindaco, l'avvocato Luigi De Mossi, per averci concesso questa piazza come di consueto per le sbandierate e per aver fortemente voluto che si svolgesse la manifestazione. E lo ringrazio anche perché ci ha concesso la piazza, quindi un luogo molto ampio e più sicuro e più adatto a tutte le cautele da mantenere in questo periodo di disposizioni molto severe in merito all'emergenza Covid per svolgere sostanzialmente tutta la manifestazione. Il nostro auspicio, la nostra speranza è ovviamente quella di tornare alla normalità, quindi quest'altro anno fare la manifestazione, ovviamente le sbandierate in Piazza del Campo, ma poi il resto, il rinfresco, la programmazione della contrada vincitrice e comunque la cena che poi va a chiudere la manifestazione di nuovo in Salihotto. Ringrazio poi il rettore del Magistrato delle Contrade, i priori, il presidente del Comitato Amici del Palio, perché appunto tutti insieme abbiamo voluto fare questa manifestazione proprio come primo momento in questa annata strana per rivedere le monture delle 17 consorelle in Piazza del Campo vestite da alfieri e tamburini, quindi come un augurio e un messaggio di ripartenza. Ringrazio poi la nobile contrada del Nicchio, persona del suo onorando priore Giovanni Arduini, ma anche del suo predecessore Marco Fattorini, per aver promosso l'offerta del premio che oggi verrà consegnata alla contrada vincitrice attraverso la loro associazione Arte dei Vasai Onlus, rappresentata dal presidente Marco Mari, e che ha commissionato l'opera a Filippo Frosini, che ha fatto un'opera davvero densa di significato e di simbologia. Poi ovviamente a loro passerò la parola per un saluto. Infine il ringraziamento più grande però va ai 51 giovani alfieri e tamburini che stasera si sono sfidati qui in Piazza del Campo. Ovviamente vincerà soltanto una comparsa, una mini comparsa, ma tutti voi sono sicuro che andrete poi a difendere i colori delle vostre contrade in Piazza del Campo quando tenterete di vincere.
vincere il Masgalano per i grandi. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, innanzitutto voglio salutare a nome dell'Associazione Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio, l'autorità, i rappresentanti delle consorelle, tutti i presenti, ma direi in modo particolare tutti i giovani alfieri e tamburini che sono presenti qui stasera. Una rapida considerazione, per noi è un momento molto importante, ci riempie d'orgoglio e ringraziamo la Contrada della Torre per averci offerto questa possibilità. La considerazione che abbiamo sempre tenuto presente è che alla fine ci sono delle finalità comuni tra gli obiettivi della nostra associazione e questa manifestazione. Entrambi stiamo lavorando per mantenere in vita, rendere attuali e proiettare nel futuro delle tradizioni, delle ricchezze che fanno unica questa città. Nel nostro piccolo, con l'arte della ceramica, tutta la manifestazione opera per mantenere in alto la tradizione dell'arte della bandiera e del tamburo. Quindi anche questo ci fa essere orgogliosi di aver offerto questo premio. Un'ultima considerazione, speriamo di essere riusciti ad onorare con questo premio appunto la memoria di Piero Masi, amico contradaiolo, alfiere vittorioso che troppo precocemente ci ha lasciato proprio 10 anni fa. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Non vi nego che è stato un grande onore realizzare quest'opera commissionata dall'Associazione Arte dei Vasai Onlus e donata alla Contrada della Torre che organizza questa manifestazione. In questo premio ho voluto unire a fianco alla ceramica prodotta nei laboratori dell'Associazione Arte dei Vasai tutti quei materiali che gli alfieri tamburini sono solitamente abituati a maneggiare, come la seta, il cuoio, la pelle dei tamburi, le corde di budello, il legno delle mazze o delle aste. Il cuore del progetto si basa proprio su questi due aspetti della tradizione contradaiola che vengano sapientemente tramandati, cioè l'arte del girare della bandiera e quella del suonare il tamburo. È un'esperienza che attraversa e unisce tutte le generazioni, dai bambini che per la prima volta si approcciano a questo mondo, a voi che stasera, voi giovani ragazzi che avete fatto questo mini Masgalano, ai giovani uomini che già calcano la piazza del campo, fino ad arrivare ai maestri che chiudono il cerchio di questa esperienza di vita. Esperienza di vita della quale anch'io, come voi, sono stato partecipe e protagonista. Vorrei precisare che la realizzazione di quest'opera è stata resa possibile grazie anche ad un gruppo di lavoro di artigiani che mediamente stanno dietro a questo microcosmo, ma che hanno veramente una grande importanza e ai quali vorrei rivolgere in questa occasione parte dei vostri applausi che mediamente vengano rivolti agli alfieri e ai tamburini. Per la parte in ceramica vorrei ringraziare Giulia Boscagli e Valentina Isidori, per la parte in seta e per i ricami Maria Letizia Guerrini, bandieraia. Vorrei ringraziare per il rivestimento dell'asta un artigiano del cuoio, Paladini Simone. Vorrei ringraziare anche Roberto Confaloni per la realizzazione delle corde di budello. Vorrei ringraziare anche Luca Bonucci, tornitore, per la realizzazione delle mazze. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Sono molto felice e onorata di essere qui questa sera perché siamo riusciti anche quest'anno a organizzare questa manifestazione, l'unica manifestazione contradaiola che è stata possibile in questo 2020 così particolare. Devo fare subito dei sentiti di ringraziamenti agli addetti e collaboratori del gruppo piccolo della Contrada della Torre, perché l'organizzazione quest'anno è stata ancora più complessa e articolata a causa delle normative e disposizioni in materia di Covid che ci sono e che quindi hanno reso necessaria garantire la massima sicurezza ai bambini e ai loro accompagnatori. Un grazie anche agli addetti e addette delle altre contrade perché portano avanti con fiera volontà e fermezza la voglia di portare avanti questa manifestazione che è diventata a pieno titolo parte integrante del calendario contradaiolo.
Quando il Mini Masgalano è stato ideato ben 45 edizioni fa, aveva lo stesso intento e significato di allora come ora, cioè decretare un vincitore ma non ricercare per forza una classifica. E questa sera come allora, anzi forse stasera più di allora, i veri vincitori siete voi ragazzi, perché avete dimostrato di poter superare le paure di essere qui davanti al pubblico, avete superato i vostri limiti, avete onorato i colori della vostra contrada con il proprio impegno personale, con il vostro impegno personale, e avete onorato la città con lo sventolio delle bandiere e il suono dei tamburi. E stasera, tra l'altro, soprattutto avete dimostrato che la vita, nonostante tutto, va avanti, anche nonostante questo brutto periodo, e che voi questa sera ci avete dato un grosso messaggio di speranza e di vita per il futuro. Inoltre avete onorato i vostri addetti e istruttori, perché è loro per il quale che aspirano al vostro bene e aspirano nel loro impegno contro Daiolo la vostra felicità. Non mi dilungo oltre perché vedo insomma i vostri visi in attesa e in trepidazione, quindi passo alla consegna delle pergamene e alla proclamazione della contrada vincitrice. Grazie soprattutto ai ragazzi. La 45esima edizione della manifestazione Giovani Alfieri e Tamburini, anno 2020, è vinta dalla contrada dell'Istrice. Thank you.
Maurizio Tugliani, priore della Contrada della Chiocciola. È stata inaugurata oggi la piazzetta Victor Hugo Zalaffi, un contradaiolo della Chiocciola che ha dato molto alla contrada ma anche all'intera città. Intanto l'iter per far sì che questa piazzetta all'interno del rione prendesse proprio il nome di questo contradaiolo che oggi è stato ricordato. È un iter non semplice perché necessita chiaramente di una serie di passaggi in seno all'amministrazione comunale. Noi abbiamo pensato e creduto all'intitolazione di questo spazio, che non aveva una denominazione da molto tempo, e quindi ci siamo spesi nel cercare di portare all'attenzione dell'amministrazione comunale una figura che credevamo non fosse semplicemente importante per quello che realmente fu come Chiocciolino, ma una figura che dette molto alla città per la costruzione, credo, di un'identità contradaiola che andava formandosi a principio degli anni del secolo scorso, quindi con la prima sezione dei piccoli Chiocciolini e poi l'idea del battesimo contradaiolo. Quindi il contatto con il sindaco, che subito ha dimostrato sensibilità per questa proposta, e poi un percorso insieme che poi naturalmente, come sapete, è passato dalla giunta per l'approvazione definitiva, e ad oggi l'organizzazione di questa mattinata, che è speciale per tutti e credo sia speciale anche in questo particolare momento per la città stessa. Ecco, quanto è importante ricordare la memoria di tutte le contrade, delle persone, dei contradaioli che si sono spesi così tanto durante la loro vita per la città e per la propria contrada? La memoria, come ben sappiamo, è fondamentale, e la memoria di quei personaggi che sono stati personaggi non direi per forza eccentrici all'interno della città, ma propositivi, che hanno sviluppato idee con lo spirito di far crescere l'istituzione contrada, che non è stata quella che vediamo oggi anche in passato. Quello che oggi siamo, una realtà che ha un ruolo importante all'interno anche della città, non era riconosciuta all'interno della città all'inizio secolo. Quindi tutte quelle che sono state queste operazioni che grandi contradaioli a vario titolo hanno portato in tutte le contrade, il loro piccolo apporto è stato fondamentale nel crescere quello che è il ruolo di società, appoggio alla società che le contrade danno in questo momento, quindi istituzioni fondamentali per la città. Quindi un grazie davvero a tutti quei contradaioli che lavorano anche silenziamente e propongono cose che fanno crescere il senso civico della contrada, ma relazionato con quello che è la città stessa e l'identità della città stessa. È stato un po' il primo rapporto, no? Il primo incontro con il mondo delle contrade e del palio. Allora, io mi sono sempre occupata, o quasi sempre, di cerimoniali festivi importanti, o anche meno importanti, ma importanti per l'antropologia, che avevano al loro interno gruppi, diciamo, anche competitivi, no? Gruppi che in qualche modo rappresentavano varie anime della comunità festiva. E quindi in questo caso, voglio dire, il palio è proprio maestro. Quindi, diciamo, sono abbastanza abituata a lavorare su diversi gruppi. Però, come immaginerai, molti prima di arrivare a Siena mi dicevano: vedrai che Siena è chiusa, che le contrade sono chiuse, non ti permetteranno di entrare, che c'è comunque un muro da superare. In realtà, un po' chiaramente per il progetto, che è molto ambizioso e che ho sentito fortemente che le varie anime senesi hanno voluto e hanno accettato, hanno accolto. Quindi da una parte, diciamo, rappresento un progetto davvero importante, ambizioso, che speriamo di poter riuscire a portare a termine. Dall'altra, spero che appunto la mia esperienza, il mio approccio e anche la volontà forte che ho di voler fare una ricerca partecipata. Io non voglio fare nessuna scelta, io e con me tutto il comitato scientifico non vogliamo fare alcuna scelta di tutela del palio eventuale o di salvaguardia
che non sia decisa assieme ai protagonisti, che non sia proprio ragionata assieme. E quindi con questo spirito ho cercato di provare silenziosamente in punta dei piedi, come è giusto che si faccia, a entrare dentro tutte le contrade. Ad oggi ho lavorato, seppur ancora in una maniera direi comunque superficiale, su tutte e 17 le contrade, ho intervistato gruppi minori ma diciamo eterogenei di tutte e 17 le contrade, e quindi secondo me in parte alcuni di loro hanno imparato a conoscermi, hanno capito il mio atteggiamento sia scientifico che umano, personale, di atteggiamento proprio di carattere, e quindi spero che questa prima vicinanza che quest'anno abbiamo portato avanti sia diciamo foriera di rapporti più intensi che ci porteranno nell'anno che ho chiesto di proroga, perché sono stata io a chiedere l'anno di proroga, non potevo scrivere un dossier così importante senza vedere quantomeno le feste titolari e poi i pali. Certo. E quindi di conseguenza sono arrivata praticamente fino a marzo, avevo affittato una casa a Porta Camollia, nel cuore di Siena, dentro una contrada, avevo cercato di fare tutto quello che l'etnografia prevede che si faccia. E quindi ho provato a fare una serie di interviste che mi permettevano appunto di entrare in contatto con le contrade. Tuttavia quello che è accaduto ha fermato tutto, o almeno in un certo senso ha fermato tutto. Io quella casa non l'ho più potuta vivere, quindi ho cercato di fare quello che è possibile fare, perché io credo che l'etnografia sia soprattutto basata sulla relazione umana con i protagonisti, con la condivisione della vita sociale, eccetera. Quindi nei limiti che il digitale, internet, eccetera, ci concede, abbiamo cercato di lavorare a distanza, ho cercato di seguire le contrade a distanza, ho cercato insomma di rendermi conto quanto nell'assenza fosse indispensabile e necessaria la volontà delle contrade di rimanere comunque a Siena, e ci sono stati tanti momenti di questo tipo, particolarmente forti in senso emotivo, ma anche interessanti, perché appunto, come tutti mi dicono, è rinata in un certo senso la dimensione di mutuo soccorso delle contrade, o quantomeno si è fatta palese, no? Molto più che magari durante un anno normale, tra virgolette. E quindi tutti questi elementi sono diventati parte della ricerca. A giugno ho ricominciato a lavorare in presenza, ho seguito parte dei cerimoniali che chiaramente sono stati per me molto molto riduttivi, però insomma ho provato a osservare tutto quello che avveniva nell'assenza. Nei limiti del possibile. Sì. Devo dire che l'assenza è stata comunque utile. Ora, chiaramente nessuno di noi avrebbe voluto una pandemia, però per me in particolare vedere le emozioni, ascoltare, partecipare alle emozioni o anche al senso di vuoto che la maggior parte delle persone che incontravo mi testimoniavano, come dire, mi ha dato la misura di quello che è il palio o di quello che è appunto la mancanza di un elemento rituale così importante per una città come Siena. Ti ha fatto capire, quindi, diciamo, oltre chiaramente alla normalità che in realtà ancora non hai potuto diciamo studiare e vivere, perché chiaramente quest'estate tutto quello che appunto, come dicevi, è la normalità, la tradizione, no, per noi, per il palio, non c'è stato. Però hai potuto vedere sicuramente una parte delle contrade più che del palio, come appunto dicevamo, noi ne abbiamo parlato anche in questa estate così anomala durante il programma, diversa. Una parte delle contrade che c'è sempre stata, ma che chiaramente in questo periodo è emersa maggiormente. Ma come sei riuscita anche durante la primavera, in particolare, perché poi, come appunto dicevi, in estate magari sei riuscita, no, a venire a Siena, quindi a partecipare, a comunque restare in contatto con tutto ciò che il mondo delle contrade appunto ha realizzato, tutti i progetti, no, anche durante la quarantena e il lockdown, a distanza, perché te appunto vivi a Roma, quindi comunque non sei a Siena, non hai vissuto la quarantena a Siena, quindi anche tramite i contatti con le contrade, non so, con i priori, con le commissioni di solidarietà, come sei riuscita proprio a conoscere, no, ciò che le contrade facevano a distanza, perché non è semplice. Non è semplice, assolutamente, anche se in lockdown, quale era quello di marzo-aprile, eccetera, non sarebbe stato semplice nemmeno stare a Siena, perché tanto sarebbe stato comunque impossibile fare qualcosa. Tuttavia il mio rapporto in particolare con il rettore del magistrato delle contrade,
ma con le varie anime, ripeto, con molti dei priori, eccetera, è molto positivo a mio parere, spero che loro pensino lo stesso. E quindi in qualche modo mi hanno tenuta dentro le cose che facevano, mi inviavano costantemente i link dei video, costantemente mi mandavano le fotografie o appunto mi hanno fatto tutta una serie di interviste e in qualche modo grazie a queste abbiamo dialogato su quello che stava avvenendo. Quindi sono stata tenuta dentro tutta una serie di processi, mi hanno mandato in digitale i vari scritti che le contrade producevano, poi c'è chiaramente i social network, Facebook, il comitato Amici del Palio, tutta una serie di persone, di gruppi che hanno assolutamente loro stessi in un certo senso mantenuto il rapporto con me, quindi devo dire da questo punto di vista sono stata sommersa di stimoli. Infatti non li ringrazierò mai abbastanza per questo aspetto, perché era un periodo difficile a prescindere per tutti, quindi per me è stato molto importante tenere viva la ricerca seppur a distanza, perché ripeto, non sono abituata alla distanza, la mia disciplina è proprio una disciplina che sviluppa la maggior parte delle sue riflessioni attorno alla relazione con i protagonisti, con i soggetti della ricerca, quindi per me era stato veramente complicato, però ripeto, in un certo senso appunto essere messa al corrente dei video, guardare i video, forse ecco l'immagine è stata probabilmente la dimensione più importante, no? Perché mi ha permesso di entrare dentro nei giorni di lockdown serrato, per esempio, quando a partire da una contrada specifica che prontamente mi mandava i video che facevano appunto rispetto ad alcuni canti condivisi sulla strada o cose simili. Io mi sono sentita, devo dire, emozionata con loro, perché in un certo senso stavo cominciando, come qualcuno mi diceva, avevo cominciato a mangiare un antipasto di un pranzo straordinario che poi si è fermato agli antipasti, quindi le feste titolari, quello che stava per avvenire a marzo, e io sono rimasta abbastanza, basita, perché mi aspettavo di cominciare tutto il periodo di fervore, quello che so che è il momento precedente poi ai giorni culminanti, quelli proprio del palio, i 4 giorni che poi tirano fuori tutte le emozioni, però in realtà so bene che sono i mesi precedenti quelli più importanti, le feste titolari, i battesimi, tutto quello che è inutile lo dica io a voi perché siete voi che mi state educando a questo, però ecco tutto quel mondo lì che era il mondo che stavo attendendo per cercare di comprendere qual è il vero patrimonio, quali sono i valori e le istanze locali che Siena mette in scena grazie al palio, ecco, mette in scena grazie al palio, non soltanto il giorno del palio, ma tutto l'anno. E quindi ecco, ho provato a lavorare così, devo dire, ho provato in maniera del tutto davvero inedita anche per me, una metodologia che è un po' sperimentale. Nasce una collaborazione tra la Fondazione Conservatori Riuniti del Refuso e l'Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio. Marco Mari, presidente dell'Arte dei Vasai della Contrada del Nicchio, intanto perché nasce questa collaborazione? Proprio inseguendo quelli che sono anche i vostri obiettivi, quindi a livello sia culturale ma anche sul territorio. Sì, diciamo che questo accordo è abbastanza naturale per chi è venuto a conoscenza dei nostri obiettivi. Ricordandoli molto rapidamente, noi cerchiamo di, la parola è brutta, ma poi la spiegherò meglio, sfruttare il patrimonio che la città ci ha lasciato in eredità, che possiamo quindi sicuramente gestire meglio, per creare una maggiore attenzione a tutto quello che abbiamo, che talvolta può sfuggire o può comunque non essere utilizzato nel modo adeguato. Questo perché secondo noi c'è bisogno di creare opportunità, di creare maggior benessere in questa città, e tutto questo è fruibile partendo da quello che abbiamo a disposizione. L'accordo con la Fondazione del Refugio è naturale perché si tratta di due entità che hanno obiettivi, hanno elementi comuni, che sono il pensiero che va al bene artistico, alla cultura, alle tradizioni, sono sullo stesso territorio, sono due entità che operano a poche centinaia di metri di distanza,
E ci è sembrato naturale creare una rete, una collaborazione che permetta di arrivare a quel meccanismo abbastanza sfruttato come concetto, ma credo in questo caso molto valido, dell'uno più uno che in qualche caso può fare tre. Loro hanno un capitale artistico importante, hanno dei locali stupendi, hanno storia al loro interno importante, come abbiamo noi però altrettanti elementi, parlo di ceramica, parlo della nostra capacità di produzione, della nostra officina, parlo dei nostri corsi. E quindi lo stare insieme, lavorare insieme in certe occasioni che già abbiamo un po' in mente, sicuramente aiuterà il territorio, aiuterà conseguentemente il territorio della nostra contrada, ma la città in generale. In questo permettetemi di pensare che se tutti noi creiamo un qualcosa per migliorare la situazione, il vantaggio a lungo andare va in tutto quello che ci piace portare avanti, che sono appunto i valori della nostra città, per arrivare fino anche al godimento pieno della nostra tradizione e quindi anche della nostra festa. Senza benessere tutto diventa secondario, con il benessere si può apprezzare tante di queste cose. Ecco, una collaborazione quindi che nasce adesso ma che guarda già al futuro, vista anche ovviamente la situazione attuale che stiamo tutti vivendo. Il primo passo sarà quello di pensare al prossimo appuntamento dell'Arte dei Vasai, quindi verso primavera? Sì, noi un po' in modo scaramantico non vogliamo ancora raccontare più di tanto, ma non per carità, è una battuta, visto il momento che stiamo vivendo, incrociamo le dita come tutti, speriamo che questi segnali che stanno ultimamente arrivando portino presto dei risultati importanti. Detto questo, se così come speriamo andrà, noi siamo già pronti per le nostre attività in maggio, dove sicuramente alcune di queste convergeranno su questi spazi, su questi ambienti. Sul come e sul quanto dobbiamo ancora allinearci, però già c'è un accordo di massima con i rappresentanti della Fondazione. Ma non solo quello, già abbiamo in mente altre situazioni da poter gestire insieme. Ripeto, è abbastanza naturale per noi che qualcosa di importante che avviene a 100 metri da qui o poco più possa essere condiviso anche in questi spazi. Ci guadagniamo veramente tutti. Ecco, io questa campanina la realizzo con lo stemma. Ok. Quindi questo si chiamano spolveri, è dove viene fatto il disegno, e poi forato, che se guardi contro luce si vede, ci sono dei bucherellini con un ago, viene usato, questo è lo stesso procedimento in cui vengono fatti anche gli affreschi, si chiama spolvero. E poi viene appoggiato sulla campanina con questo tampone che è carbone, che c'è un pezzo di stoffa con del carbone tritato dentro, viene battuto leggermente e sotto passa una traccia, da una traccia del disegno. A questo punto, scusate, ora l'oggetto meno si tocca con le mani e meglio è, perché va usato il pennello. Ora mi si appanna tutto. Allora, questi sono tutti i colori da ceramica, sono terre, ossidi, sono sciolte nell'acqua, vengono diluite con l'acqua, sono polveri che vengono diluite con l'acqua e cambiano colore e consistenza dopo la cottura, perché ora quando andiamo a darle hanno un colore che non risulta quello finale, sì. Ecco, perché dopo questa parte qua, la campanina viene nuovamente... La campanina dopo, quando è finita, per dire, queste sono campanine già finite, questo colore è il drago che poi in cottura cambierà, vengono cristallinate, cioè va spruzzata un'altra liquido tipo quello bianco lì, però quello è una base bianca, quella che viene data sopra si chiama cristallina, è trasparente, che l'aiuta alla vetrificazione, perché i colori in cottura si fondono e si incorporano, quindi il colore
non verrà mai più via, cioè il colore cuoce a 920 gradi, quello che lo può portare via è solo se si rompe, se casca la campanina a terra allora è finito, se no resistenti a alte temperature, alla lavastoviglie, cioè sono... È un po' lungo il procedimento della ceramica, non è... Però questo è quello che poi dà anche il, insomma, il prestigio, no? Di queste campanine che alla fine sono... Ora io sto facendo una campanina della contrada... Della contrada dell'Oca. Anche perché ora qui siamo mezzi oca e mezza silva. Ora io passo, la prima fase faccio lo stemma. E poi dopo si passa alla decorazione esterna. Ecco, ma per le decorazioni, così mentre continui a realizzare, facciamo due chiacchiere, sì? Diciamo, no? Per quanto riguarda le realizzazioni proprio delle campanine, cioè i colori, come realizzare, perché ci sono poi, no, di vario tipo, più piccole, più grandi, ma anche lo stemma, vediamo quella del drago invece che ha soltanto i colori. Ecco, quello su cosa si basa? Un po' su una scelta personale? Sì, attingendo sempre alla tradizione, perché lo stemma deve essere, non in questo caso qui, visto una campanina, è tradizionale. Scusate, si mette a fare le bizze al pennello. Non va, si segue, cioè, come lo stemma vero e proprio, senza tanti cambiamenti. I colori, si cambia un po' il disegno. Io almeno personalmente riprendo qualcosa che è nelle bandiere o qualche particolare delle monture, cercando sempre, l'importante secondo me è mantenere la proporzione dei colori, cioè l'araldica vera e propria della contrada. E poi la realizzazione è un po' difficile in tutti gli anni cambiare sempre disegno, però insomma cerco un po' di variare, più possibile, sì, di non fare mai uguale proprio all'anno prima, perché sennò il discorso collezione viene meno. Ma ci sono, diciamo, le campanine piacciono più quelle grandi, quelle piccole, quelle con lo stemma, quelle solo con la, i colori. La campanina anticamente come campana era senza stemma, perché è nata senza stemma di una misura sola. Io quando ho cominciato Santa Lucia ero io come laboratorio e le ceramiche Kaber, che ora non ci sono più, e la campanina si facevano solo con lo stemma. Poi negli anni io ho cominciato a farle con lo stemma, poi a cambiare un po' le misure, e così anche gli altri, ognuno ha portato una modifica, una addirittura poi in tempi più recenti abbiamo fatto, sia io, perché poi ognuno fa il suo lavoro, le interpreta. Ogni laboratorio le interpreta nel proprio stile, però anche le caricature delle contrade, cioè fare un po' un altro tipo di campana a parte, più simpatica, più spiritosa. Ecco, questo. Un po' fuori dalla tradizione. Sì, diciamo. Sì, dando, perché chi viene, il cliente, cerca sempre un'alternativa, ma la campana proprio tradizionale addirittura era quelle che ho io di quando ero bambina, terra rossa, cioè non così terra bianca, non smaltate dentro, cioè proprio lasciate come un vaso da fiori di terracotta rustiche dentro, e poi solo con i colori, solo esclusivamente con i colori senza stemma, senza, perché la campanina tradizionale è senza stemma. Ecco, però vedendo un po' tutti gli anni, da tanti anni Santa Lucia, i gusti sono un po' cambiati. Sì. C'è qualcuno, almeno da me vengono dei clienti fissi, che mi chiede proprio nei giorni prima, viene tutti gli anni e mi dice: guarda, allora io voglio la campanina con il disegno di quest'anno, però io voglio la campana tradizionale, la voglio senza stemma, perché io ora ultimamente ne faccio solo di una misura senza stemma, proprio le più piccoline, anche perché per accontentare le richieste, anche per un fatto di prezzo, per dare anche un'alternativa di prezzo. Ecco, ora questo. Ora qui, per fare il disegno che farò io, bisogna mettere in centro di questo tornietta, si chiama. Quindi adesso si è finita, diciamo, la parte dello stemma e adesso si passa al resto. Sì. Eccole. Anche qui gli stemmi negli anni vengono interpretati
per esempio ora ultimamente lo stemma dell'oca dentro avrebbe il giallo, ora in qualche campana l'ho fatto, in qualche campana no, dipende un po' anche il disegno che faccio fuori, perché anche gli stemmi negli anni, nel corso degli anni sono cambiati. Quindi diciamo che ci sono un po' di quegli elementi tradizionali che si mantengono, però sempre, molto, sì. Cioè una parte comunque anche deve essere creativa, certo. Creativa. Cioè, sempre tenendo fede a quella che è la tradizione, quindi ha una ripartitura dei colori, cioè se io parlo ora della mia contrada, il Bruco, per dire, è giallo-verde listato di blu, un'altra l'onda è bianca-azzurra nella stessa parte, almeno quello un pochino mi sono documentata, perché dopo tanti anni un po' le contrade, perché i contradaioli vogliono che giustamente che si rispetti. Certo, quelli che sono i colori, quelli che sono... Però poi comunque nella realizzazione, come vediamo adesso, ci sono... Sì, anche perché nel corso degli anni anche gli stessi stemmi sono stati reinterpretati da vari artisti, sia per le monture sono stati rifatti, quindi ci sono, se si va a guardare degli stemmi vecchi, magari avevano proprio gli animali completamente diversi, proprio messi in una maniera diversa, poi... Ci sono, per dire, l'oca così con le ali alzate, è stata, mi sembra, fatta dal professor Pollai, o l'ha cambiato un po' la lupa. Cioè, piano piano poi sono risapetti, hanno fatto stemmi nuovi, quindi anche lì uno prende, attinge e poi rifà, le riadatta nella ceramica. Sto vedendo con che velocità sta realizzando la campanina, che insomma, sai, ci vuole una certa mano. Per fare le campanine, visto che il quantitativo è abbastanza consistente, devono essere belline e sapere, cioè devono sapere di contrada. Perché si può anche fare un altro tipo di disegno, però se non sa di contrada, almeno per me... Come si fa a capire? Perché, che ne so, come ti posso portare un esempio? L'istrice, diciamo, il riferimento, ora ti do una contrada, l'istrice alle pennette si chiamano, un certo tipo di disegno, bisogna stare un po' vicino a quel disegno lì, magari anche se hanno cambiato le monture, hanno anche le monture con altri disegni più fioriti, però per un istriciaiolo... Quindi bisogna capire anche cosa piace al contradaiolo. Perché non è detto poi che io mi è capitato che anche di avere... toppato il disegno, quindi mi sono rimasto, ho visto delle campanine, non sono piaciute perché il disegno quell'anno non era azzeccato. Ecco, ma tutti gli anni fai una tipologia di disegno oppure... Cerco di cambiare per ogni contrada, però anche tengo anche, per esempio quest'anno in tante ho fatto queste... Che vediamo anche nelle campanine del drago. Sì, questi petali, però l'ho riadattati a diverse contrade, ad altre no, per esempio. Perché anche un po', cioè 17 contrade con 17 disegni diversi, insomma comincia a essere un pochino complesso. E poi anche per esempio negli anni sono cambiati anche i colori, perché anche proprio il colore stesso, ora siamo arrivati a dei livelli di colore che è quasi veramente quelli che sono nelle bandiere, nelle monture, cosa che prima nella ceramica era un po' più vincolante. Non c'erano i rossi, questo rosso che c'è ora, non, diversi anni fa non c'era, c'era un rosso unico, un rosso scuro e non era il rosso di tante contrade. Eminenza reverendissima, mi è gradito porgere a lei e a tutte le autorità civili e militari presenti il saluto di tutti i priori e dei popoli delle 17 contrade, nel giorno in cui la città celebra il suo santo patrono. Mi permetta, in primo luogo, porgerle le più vive e sincere congratulazioni per la sua creazione a cardinale, avvenuta nella Basilica di San Pietro nel concistoro del 28 novembre indetto da Papa Francesco. Grande è la gioia e il senso di orgoglio di tutti i senesi ed in particolare di tutti i contradaioli che hanno avuto il privilegio di poterla incontrare condividendo le celebrazioni che si sono svolte nelle 17 contrade in occasione delle rispettive feste titolari in un'annata come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo
segnata in modo indelebile dalla pandemia. Ci ritroviamo, come da tradizione, in questa nostra splendida cattedrale, senza però i nostri vessilli e limitati nel numero, ma questo non limita l'amore e la devozione nei confronti del nostro patrono Sant'Anzano Battista Protomartire. Oggi si chiude un anno contrariolo che ci ha visto costretti all'improvviso ad annullare le attività, gli eventi già programmati, la chiusura delle società, quindi a rinunciare a gran parte dei festeggiamenti previsti per le feste titolari e successivamente ad annullare i pali del 2020. Un anno di rinunce e di sacrifici, ma anche un anno di slanci generosi e di solidarietà. Siamo stati tutti idealmente vicini al signor Sindaco il 15 marzo, quando ha offerto alla Madonna, Advocata Senensium, le chiavi della città, così come era stato in passato nei principali momenti di difficoltà della comunità senese. Ci sentiamo anche profondamente vicini agli operatori sanitari, ai volontari e alle forze dell'ordine che ogni giorno mettono a disposizione il loro impegno per il nostro bene. È proprio in questo sacro giorno, Eminenza, che ci rivolgiamo ancora una volta alla Vergine Maria, Madre Celeste, per offrire a lei tutte le nostre preoccupazioni, le nostre rinunce, le sofferenze fisiche e psicologiche di molti. Offriamo anche umilmente il nostro lavoro volontario che abbiamo svolto in questi mesi in favore della cittadinanza e che svolgiamo normalmente, affinché ci protegga nella salute e nello spirito, affinché ci aiuti a superare questo periodo così difficile, ma soprattutto ci aiuti a riaffermare i principi che sono alla base delle nostre contrade. Talvolta rischiamo di appannare la nostra identità con attività di supporto, con valutazioni effimere, confondendo il mezzo con il fine. La contrada è principalmente una comunità. Proprio in questi mesi di chiusura abbiamo avvertito come disagio maggiore la mancanza di poter stare insieme, di poter condividere la vita di tutti i giorni. Una comunità caratterizzata da un territorio ed una bandiera, nella quale ognuno di noi si identifica, ma pur sempre un'entità che insieme alle consorelle è parte integrante della collettività cittadina, della nostra amata Siena. Con intercessioni di Sant'Anzano chiediamo la protezione celeste affinché si possa presto ritornare a svolgere una vita normale e si possa recuperare l'entusiasmo per poterci risollevare, come è sempre stato nella storia, ritrovandoci insieme più determinati e compatti a vivere pienamente le nostre contrade e la nostra festa. Ed è con questo auspicio che invochiamo con le preghiere anche la protezione dei santi copatroni Savino, Crescenzo e Vittore, di San Bernardino e della nostra Santa Caterina, dottore della Chiesa Universale, affinché assistano, guidino e proteggano Siena e tutti i senesi. L'anno è talmente tanto particolare che ci ha costretto a creare un'attività relativa al Natale, come facciamo tutti gli anni, anche in questo caso in modalità a distanza con i bambini. È una distanza però molto ravvicinata, perché in realtà si tratta dell'albero di Natale che è qui all'interno dell'entrone, nel quale i bambini potranno, venendo magari in passeggiata con i propri genitori o comunque potranno nei giorni a venire da oggi, dal 13 di dicembre in poi, fino a tutte le festività, addobbare l'albero di Natale collocando o allestendo comunque le palline nella base dove c'è tutto questo, diciamo così, questo abbraccio virtuale dei bambini nei confronti di tutte le contrade di Siena che sono allestite nell'albero di Natale. E questa è stata, diciamo, un'attività che ha comportato comunque la sensazione in qualche maniera di compartecipazione e di presenza anche dei bambini, anche se oggi non ci sono potuti essere, come invece in realtà sono sempre stati presenti in tutti gli anni le attività di Natale per il coordinamento. Ma guarda, l'importante è che non si perda un po' il senso anche del ricordo della contrada, perché purtroppo la mancata partecipazione di tanti bambini, ma soprattutto di alcune particolari fasce di età, comporta comunque la paura che in qualche maniera i bambini si scordino questo senso di appartenenza alla propria contrada.
Facendo in questo modo, cioè cercando comunque di sollecitare o di creare comunque un legame costante, anche per dirti, parlo di noi Pantera, abbiamo cercato di fare una serie di giochi che il sabato, di sabato in sabato li coinvolgano in modo tale da farli ricordare che anche se sono lontane, anche se non sono sempre con noi, però in qualche maniera ci sono sempre. E quindi questo credo da parte di noi tutte contrade, di tutti noi gruppi piccoli, è stato fatto in un modo o in un altro, di cercare di creare comunque un legame anche a distanza. E questo spero che nel, diciamo, in un futuro prossimo dove non ci sia più questa necessità, sia comunque un modo per averli fatti stare insieme ugualmente. Ecco. Sì, ma soprattutto essendo una festa legata esclusivamente a loro, l'importanza della loro partecipazione nel momento quello della premiazione o comunque della cerimonia conclusiva di questo che il tabernacolo era veramente fondamentale, quindi siamo insomma grati e lieti del fatto che sia stato accolto il nostro così input di dire fate partecipare ai bambini, perché non si tratta di una gara ma si tratta veramente di una partecipazione da parte loro che necessitava la presenza, e quindi verrà rinviata a una data che verrà individuata nel proseguo, comunque sempre nel rispetto di quelle sono le direttive da parte del governo, comunque da parte degli organismi governativi, in modo tale che possano essere partecipi e presenti durante quella cerimonia. La fortuna ha voluto che il curatore della mostra di Dubai sia inglese, che abbia avuto l'occasione di vedere la mostra, e da lì è nato il contatto. Contatto che poi ha permesso anche di portare a Dubai la mostra collettiva del Siena International Photo Awards. Quindi la doppia soddisfazione di essere coinvolto in prima persona sia nell'ambito di una mostra personale che in quella della collettiva del Siena Awards. Ecco, anche perché questa è una delle, diciamo, delle tappe più importanti dal punto di vista proprio del mondo della fotografia internazionale. Sì, diciamo che è un evento che ha la quinta edizione e che sicuramente di importante c'è il budget, ha un budget incredibile che da nessun'altra parte al mondo è mai stato dedicato a un evento di questo tipo. C'erano i fotografi più importanti del momento, c'erano delle mostre stampate in maniera eccellente, con stampe di dimensioni incredibili, tutto fatto alla grande. E parlando con il curatore mi ha detto appunto che solo per il sostenere i costi di stampa delle immagini 1700 esposte hanno speso $1 milioni, questo per far capire l'investimento, sì. L'investimento imponente che è stato dedicato all'iniziativa. I vaccini funzionano, ma hanno un difetto, che se non si usano non funzionano. Io adesso vi racconto un attimino di monoclonali, perché i vaccini ce li abbiamo, sono quelli che hanno la possibilità di veramente di tagliare eliminare questa infezione, però i vaccini servono a prevenire, non servono a curare. Una volta che uno è infetto, il vaccino non serve più, è troppo tardi.
E per questo noi ci siamo messi anche a fare monoclonali a Toscana Life Sciences. E perché? Perché in Europa, in Italia non c'era nessun altro che poteva fare monoclonali un anno fa, anche ora. In Europa pochissimi, negli Stati Uniti c'erano 3-4 ditte che le possono fare, in Cina erano partiti a farli, però ancora non stanno andando avanti, e noi ci siamo messi a farli. Ora, gli anticorpi monoclonali probabilmente per molti sono una cosa nuova. Volevo dirvi che non sono cosa nuova. Per concludere in genere sulla pandemia, la scienza nel giro di un anno ci ha messo a disposizione vaccini e monoclonali, e questo è quello che ci differenzia dal 1348 a Siena. Non avevano la scienza che l'anno dopo li permettesse di ripartire. Noi abbiamo questa possibilità grazie alla scienza. È una lezione importante, io continuerò a parlare del facciatone e del rischio che uno si prende se non investe per prevenire queste le pandemie, e spero che questa difficoltà, questa tragedia che è questa pandemia, abbia anche dei risvolti buoni per il mondo e soprattutto anche per la nostra città. Perché cosa viene fuori da questa da questo è che Siena, grazie alla presenza di Sclavo, grazie a tutte le cose che sono qua, è l'unico posto in Italia in cui si fanno due cose importanti, vaccini e monoclonali. Per essere onesto devo dire che noi non stiamo facendo qui a Siena i vaccini per il Covid, perché a GSK le stiamo facendo da altre parti nel mondo, ma è chiaro che uscendo da questa pandemia i vaccini monoclonali sono diventati una questione di sicurezza nazionale, no? Perché se uno c'ha questi è quasi meglio di avere questi che i carri armati e gli aerei, perché se ti permettono di salvarti da una tragedia economica, da una tragedia come una pandemia, sono un'arma eccezionale. Siena è l'unico posto in Italia dove c'è la competenza di ricerca e sviluppo e industriale per fare queste cose. Allora Monica, ne abbiamo parlato varie volte insieme, però insomma adesso possiamo così anche confrontarci con gli altri addetti. È stato un anno appunto difficile anche per i bambini, come abbiamo parlato prima con Veronica. Minima Sglano è stato veramente l'unico momento insieme ai Tabernacoli. Tra l'altro non so insomma se te Monica hai delle novità per quanto riguarda poi la premiazione dei Tabernacoli, perché quella ancora è ferma, cioè si attende. Allora, quello è fermo, nel senso che lo spoglio e premiazione avverrà in data da destinarsi. Quando fu rinviata, era dicembre, si parlava di un eventuale spoglio e premiazione alla data del Capodanno senese. Siamo al primo di aprile, quindi il Capodanno c'è stato il 25 di marzo e ciò non è avvenuto, e questo ci dà da pensare. Che avevamo voluto proprio anche come coordinamento l'idea che la scuola di premiazione avvenisse in contestualità quando i bambini potessero nuovamente ripartecipare, quindi ovviamente la data è a data da destinarsi compatibilmente con quello che sarà il termine di questa benedetta zona rossa, o zona arancione, perché comunque non te lo consente, fino a che non si ritorna veramente a una situazione di normalità ciò non sarà consentito, quindi è tutto fermo. La grande differenza rispetto all'anno scorso, che perlomeno io personalmente ho notato, è soltanto l'anno scorso in qualche maniera avevamo l'illusione che questo avesse termine, che quindi in qualche modo estate, il giugno in poi ci portasse, sì è vero che non si correva il palio, però che qualche cosa potesse ricominciare. Ad oggi ti dico, un po' perché sono sconsolata da tutta questa situazione, come cioè tutti, cito ieri, è devastante,
che ti blocca fino al 30 di aprile, sicuramente in zona arancione e in zona rossa, con posizioni di sa che tipo sul maggio-giugno, quindi tutte quelle sono le attività da fare, collegate, dimostrate e collegate anche a quelle della società, sono ovviamente in una situazione di sospensione nel tempo che sta diventando mentalmente molto pesante. Pesante per noi adulti, pesante per i bambini, ma che soprattutto secondo me ci impone un po' una riflessione. Cioè, noi facciamo abbiamo una missione che il nostro non è né un lavoro né un hobby, noi siamo addetti a piccoli perché abbiamo una missione nel cuore, tra quella dimostrata anche nel far passare certe tradizioni, certi principi, una cultura di bambino in bambino, di generazione in generazione. Questo secondo me ci impone una riflessione molto forte a quello del nostro ruolo di addetti, perché come avete sentito siamo oggi 6-7 degli altri 17 che comunque in qualche maniera magari a proprio modo possono aver fatto o aver avuto un minimo di contatto con i bambini, ma ci stiamo veramente arrampicando sugli specchi per cercare di creare qualcosa, per cercare di fare qualcosa per loro, e ci impone un salto di fantasia, perché voglio dire, ognuno di noi si è inventato in qualche maniera un'attività. Quanto durerà questa necessità di fare salti di fantasia? Questo purtroppo non lo sappiamo, però dobbiamo impegnarci tanto e far sì che questo imbarazzo che proviamo quando vediamo i bambini cresciuti, perché è un imbarazzo anche di felicità, parliamoci chiaro, cioè è bello vedere i bambini crescono, certo. E tutto, però c'è sommessamente un dispiacere nel non aver visto e non aver partecipato a questa crescita. Quindi questo secondo me ci impone in qualche maniera una revisione di tutto quello che è stato finora, perché purtroppo nel futuro non sappiamo se si potrà tornare e come si potrà tornare ai tempi di prima. Cioè, mi immagino anche un eventuale palco dei bambini tutti un forma mentis della distanza, della sanificazione, dell'attenzione. Scusate, sta passando l'ambulanza, quindi perdonatemi che la confusione è costante. Sì, parlavi comunque di un momento di riflessione che comunque è, diciamo, fondamentale. Sì, sì, no, sono d'accordo, infatti era proprio questo di cui, diciamo, volevo anche un po' parlare. Magari Sabrina, cosa ne pensi di questo? Cioè, quando si riprenderà, magari avrete bisogno un po' insieme, ovviamente tutte 17 le contrade, di riparlarne un po' di questo momento e di capire un po', di riflettere su cosa fare. Ma sì, più che altro bisogna studiare un modo per riprenderli, perché i bambini piccini secondo me hanno veramente perso l'abitudine al contatto, e quindi sarà un po' difficile farli riprendere tutta la routine. I grandi si sono un po' isolati, i piccini hanno bisogno proprio di contatto immediato, per cui anche l'attività che si è provato a fare qualche volta a distanza non ha avuto un grosso successo, perché loro sono fisici, non ce la fanno a fare una chiacchierata che stia in piedi almeno un quarto d'ora, per cui anche la merenda che avevamo organizzato con il gioco a premi è stata bellina, ma è stata bellina come caso isolato, non era ripetibile tutte le settimane, perché tra la DAD e i collegamenti diventa poi un impegno e non uno svago. Quindi vedremo quando ritorneranno quelli che avranno più problematiche come risolvere, credo sì tutti insieme, perché il problema è comune. Probabilmente le contrade più numerose avranno perso qualcuno e se ne accorgeranno meno, le contrade piccole come le nostre avranno invece un problema serio. Celebrato come il pittore delle crete, noto al mondo contradaiolo per le sue opere legate al palio e il ruolo di capitano, Dario Neri è stato in realtà molto di più.
Dario Neri nasce a Vescovado di Murlo il 22 maggio 1895. Dal commerciante Paolo, che sarà poi proprietario di Folco, e da Gioconda Bandini. Nel 1913, riconosciuta la propria vocazione artistica, abbandona gli studi tecnici e inizia a frequentare la scuola di pittura di Giuseppe Rossi a Firenze. L'anno seguente, conseguita all'Accademia di Belle Arti l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche, si arruola volontario nel Genio Telegrafisti, rimanendovi anche per i lunghi anni della Prima Guerra Mondiale. Tornato dal fronte, conosce a Bologna l'artista poliedrico Adolfo De Carolis, che lo introduce alla xilografia, ma anche alle arti applicate, alla grafica editoriale, alla decorazione parietale, alla progettazione d'arredi. Rientrato a Siena, durante gli anni 20 si dedica esclusivamente all'attività artistica. Nel 1921 dipinge il suo unico palio, un'opera per la verità un po' acerba. Ma più ancora della pittura, in cui già rivela la predilezione per il paesaggio delle Crete, sono l'incisione e la grafica applicata all'editoria a catalizzare la sua attenzione. Collaboratore della Rassegna d'Arte Senese, promuove assieme a Piero Misciattelli e Aldo Lusini la fondazione del trimestrale La Diana, di cui concepisce la raffinatissima veste grafica, oltre che tutte le xilografie apparse nei primi quattro numeri. Tra le incisioni realizzate in questo periodo vanno ricordate le illustrazioni per le opere di Ezio Felici, la magnifica serie dei Castelli Piacentini e il memorabile manifesto per il palio del 2 luglio 1928, in occasione del rinnovo delle monture del corteo storico. Il manifesto diventò l'avviso ufficiale del palio, e lo è ancora oggi. In quella stessa occasione del rinnovo del corteo storico del 1928, Dario Neri disegna e realizza anche le monture per la contrada dell'Onda, che diventerà la sua contrada. Forse proprio perché quello stesso palio l'Onda lo vince, rompendo un digiuno lunghissimo con il fantino Romolo Maggi, detto lo Sgonfio. Quegli anni anche una intensa attività espositiva, nazionale e internazionale. Nel 1929 sposa Matilde Sclavo, figlia del celebre medico e igienista Achille, fondatore dell'Istituto Sieroterapico Vaccinogeno Toscano. Da Matilde ha due figli, Achille e Paolo. Nel 1935 Neri assume la direzione dell'Istituto Sclavo, riorganizzandone le attività industriali e commerciali e facendone una delle principali aziende italiane del settore. Nel corso degli anni 30, all'incisione comincia ad affiancarsi sempre di più la pittura. La fonte di ispirazione per i dipinti diviene il paesaggio, in particolare quello delle Crete senesi, soggetto affrontato, studiato e modulato in ogni sua minima variazione, determinata dal mutare delle stagioni, delle ore del giorno, della luce. L'arte di Dario Neri si apre così a una nuova fase in cui la dimensione privata e contemplativa, nel ritiro della tenuta di Campriano nei pressi di Murlo, assume un rilievo preponderante. Prosegue di pari passo la sua vita artistica ed è costante la presenza di sue opere in esposizioni e rassegne. Partecipa più volte alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma. Dario Neri non disdegnò l'impegno civile, ricoprendo diversi incarichi pubblici. Fu commissario prefettizio del comune di Murlo tra il 1938 e il 1943,
direttore dell'Istituto d'Arte di Siena dal 1940 al 1943, quando ampliò l'offerta di indirizzi di studio per la formazione di figure professionali e di corsi di arte applicata. Negli stessi anni fece parte della Consulta Municipale per le Belle Arti, della Commissione Edilizia, della Commissione Provinciale per la Tutela del Paesaggio, di cui fu anche presidente, e nel 1951 della Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi. Nel frattempo, nel 1937, la passione per il palio lo spinge ad accettare la carica di capitano dell'Onda, ruolo che deterrà ininterrottamente fino al 1952. Nel 1944 lascia la guida dell'Istituto Sclavo, che aveva raggiunto sviluppo e solidità, per dedicarsi all'attività editoriale. Rileva infatti a Firenze la casa editrice Electa, con la guerra ancora in corso, e la trasforma in un'impresa specializzata in pubblicazioni d'argomento storico-artistico, mettendo a frutto le proprie collaudate competenze in campo librario. Grazie alle oculate scelte editoriali, alla cura e al gusto raffinato della veste grafica, all'attenzione estrema alla qualità delle immagini, che furono da subito il tratto caratteristico del progetto di Dario Neri, in pochi anni Electa conquista una solida posizione nel mercato internazionale, favorendo una rete di frequentazioni fra cui spiccano la duratura amicizia di Neri con Bernard Berenson, di cui sarà unico editore in Italia, con Enzo Carli e con Carlo Emilio Gadda, che inviterà ad assistere al Palio di luglio del 1948. Quell'anno fu molto amaro per l'Onda, che perse entrambe le carriere con Piero, vincitore proprio nell'agosto precedente, nella Torre. Ma due anni più tardi, nel luglio del 1950, arriva il tanto atteso trionfo, dopo 18 anni dall'ultima vittoria. Scombinando le precedenti strategie e imponendo i Gentili su Gioia, Dario Neri riesce finalmente a riportare il palio in Malborghetto. Nel 1954 gli viene conferito il Mangiadoro. Lasciato intanto l'incarico di capitano, Dario Neri realizza le nuove monture della sua Onda anche per il rinnovo dei costumi del 1955, in collaborazione con Bruno Marzi. E nel 1958, proprio per Electa, pubblica insieme a Giovanni Cecchini Il Palio di Siena, il primo libro sul palio illustrato riccamente a colori, opera fondamentale nella bibliografia paliesca, in cui Neri descrive lo svolgimento attuale della festa senese. In quello stesso anno, a Milano, dove la sede dell'Electa si è trasferita, muore improvvisamente il 28 marzo. Dario Neri è stato senza dubbio un grande senese, uno di coloro che con le proprie opere hanno accresciuto il prestigio della città.